Ben ritrovati su 7 giorni news di Taurianova TV. Edizione speciale dedicata alla conferenza stampa di Taurianova Capitale Italiana del Libro 2024. Vediamo il servizio. Benvenuti a Taurianova Capitale Italiana del Libro. Grazie, direi che questo applauso ci sta, c'è tanta emozione da parte di ognuno di noi e siamo certi che faremo di questo faro acceso su Taurianova e sulla Calabria, ma direi teresteso al sud e anche a quella periferia italiana che spesso manca di narrazione, e ogni volta che gli si accende un faro ci dà la dimostrazione di essere capace di fare cose straordinarie. Lo vedete già da questa serata, da questo luogo, da come si è lavorato in questi giorni, pochi, da quando il Ministero ha decretato questo successo per Taurianova Capitale del Libro. Intanto però partirei da te, Sindaco. È una sensazione bellissima. Intanto colgo l'occasione per salutare tutti i nostri ospiti, tutti coloro i quali hanno inteso aderire al nostro invito, naturalmente a tutti coloro i quali sono seduti da questa parte ma anche dall'altra parte. Fare tutti i nomi, lo dico, mi hanno chiesto tempi televisivi, non ce la facciamo proprio, però era giusto. A tutti salutare. Quanti un abbraccio veramente affettuoso per essere qui stasera a Taurianova in questa serata particolare per noi, importantissima non solo per Taurianova ma io ritengo per tutto il territorio e per l'intera Calabria. Rocco Biasi, sindaco di Taurianova, ci siamo, oggi presentiamo questo importante progetto che ha delle grandissime ambizioni. La giornata splendida che abbiamo atteso veramente con tanta ansia, finalmente è arrivato questo momento, diciamo. Abbiamo già vissuto dei momenti precedenti, però questo, diciamo, è un po' il momento ufficiale per dare il là alla partenza di questa ambiziosa nostra progettazione, che non riguarda solo ed esclusivamente Taurianova ma riguarda l'intero territorio. Poi vi dirò nel corso della conferenza stampa anche dell'iniziativa che intendiamo promuovere per raccogliere insieme a questa possibilità importante, anzi straordinaria, che ci viene offerta oggi come Capitale del Libro, di raccogliere insieme tanti comuni, tante realtà che possano creare un borgo culturale diffuso e che possono essere interpreti, già lo sono singolarmente, ma insieme interpreti di un modello organizzativo diverso su base culturale che possa essere, come dire, quella leva sul quale fare forza per attraverso la cultura cambiare la narrazione sul nostro territorio. Questo noi vogliamo fare e sfrutteremo appieno quest'anno per coinvolgere quanto più possibile il territorio. Quindi inclusione è la nostra parola d'ordine. Non vogliamo vivere questa avventura da soli come Taurianova, ma la vogliamo vivere insieme a tutta la Calabria. E sono certo che alla fine di quest'anno quello che era noto, diciamo, della Calabria, la concezione che si aveva, sarà sicuramente una veduta diversa, una narrazione diversa e un'idea di reputazione sicuramente migliore rispetto a quella alla quale abbiamo goduto finora. Ce la metteremo tutta e invitiamo fin da ora tutti quanti a venire nel corso di quest'anno a Taurianova, perché ci saranno veramente tantissime iniziative di tipo culturale e non solo, e oggi le presenteremo alcune e siamo felicissimi di poter, come dire, accogliere tutte le persone che si sentono addentro a questa avventura veramente con il cuore. Ringrazio soprattutto la commissione che ci ha scelto. Oggi ospiteremo anche il presidente, che ha risposto positivamente al nostro invito, il presidente Bruni. Magari apprenderemo dalla sua viva voce anche le motivazioni per le quali Taurianova è stata scelta, ma ormai guardiamo, come dire, è avanti, e con la collaborazione soprattutto di tantissime persone che in questo particolare momento si sono offerte di dare il loro contributo gratuitamente, in maniera veramente disinteressata, perché hanno a cuore la cultura e sono convinti come noi che la cultura è quella che può cambiare la nostra terra. I comuni, diciamo che abbiamo interpellato una serie di sindaci, ci sono diciamo una decina di comuni che costituiscono il nucleo iniziale, diciamo, di questa iniziativa, con i quali abbiamo già parlato, abbiamo trasmesso, come dire, la bozza del
progetto, è un progetto molto ambizioso, ma allo stesso tempo è un progetto che ha un approccio, diciamo, un po' diverso, rivoluzionario. Speriamo di costituire, diciamo, questa rete solidale tra i comuni che possa essere il contenitore di tutto quello che concerne le cose belle, diciamo, della nostra realtà, l'arte, le tradizioni, la cultura, i libri, il nostro patrimonio archeologico, tutto quanto, tutto quello che possa in qualche modo far diventare la cultura una leva anche economica per il nostro territorio e ripeto, che contribuisca a riscrivere un po' la narrazione sul nostro territorio. Ecco, questo è quello che vogliamo. Tra i comuni abbiamo parlato, ecco, vi do questa anticipazione, con il sindaco di Tropea, con il sindaco di Caccuri, con il sindaco di Gerace, con il sindaco di Cassano allo Ionio, con il sindaco di Gerace, ecco, non vorrei dimenticare qualcuno, sono tanti, e con il sindaco di Badolato, con il sindaco di e mi pare, diciamo, mi pare che ci siamo ora sicuramente sì, Caccuri l'ho detto, mi pare, con il sindaco di Paola, e quindi aspettiamo anche il sindaco di Vibo per parteciparlo a questo nostro progetto, insomma una decina di comuni, non vorrei aver dimenticato qualcuno, però ecco, a memoria magari mi sfugge qualcuno, e sarà veramente un progetto dal quale ripartire e sul quale possiamo giocare una partita che non rimanga solo quest'anno di Capitale del Libro. Gettiamo le basi per il futuro. Un sindaco che funziona, però oggi ha una grande squadra attorno, è certamente l'assessore alla cultura che coordina anche il progetto e un punto di riferimento, Maria Fedele. Maria Fedele è assessore alla cultura del comune di Taurianova e anche direttrice di questo importante riconoscimento. Oggi si presenta il progetto a cui lei ha dato, diciamo, gambe già anni fa. Sì, esatto, partiamo oggi, la città è pronta a festeggiare in realtà per un anno intero, e questo non è che l'inizio di un percorso culturale che porterà sicuramente la città in alto a livello nazionale, un riconoscimento pensiamo meritato anche per il lavoro che è stato fatto in questi anni, ma che vogliamo ancora di più dimostrare di meritare da questa giornata in poi. Cosa vedremo in questi 12 mesi per Taurianova e per la comunità calabrese? Beh, vedremo sicuramente un pronunciarsi dell'amore verso i libri, dell'amore verso la lettura, e sicuramente una proiezione verso i giovani, perché loro sono il motore pulsante della nostra città, della nostra regione. Noi puntiamo su di loro per crescere, per vedersi elevare il nostro territorio a livello nazionale, e siamo sicuri di riuscire anche nell'intento. Il 16 maggio, data, diciamo, di partenza, data importantissima che vedrà una biblioteca finalmente restituita alla città. Sì, diciamo che uno dei punti del dossier che abbiamo presentato per la candidatura, insomma, per ottenere questo titolo, è proprio quello della riapertura della biblioteca. Mancavano dei fondi, fondi che finalmente sono arrivati e che restituiranno alla città forse il bene più prezioso, perché non è soltanto la casa dei libri, ma è la culla della civiltà, la biblioteca. Assessore, da oggi Taurianova cambia pagina. Sì, da oggi diciamo che apriamo direttamente un altro libro. Finalmente siamo alla ribalta nazionale, è un momento forse più che emozionante vedere qui così tante persone riunite per uno dei punti che è soltanto l'inizio di un viaggio meraviglioso che porterà quest'anno Taurianova ad essere capitale del libro, capitale italiana del libro, ma da questo momento in poi ad essere protagonista della cultura nazionale. Come si sente? Perché il motore di tutto è stata lei. Male. No, sono molto molto emozionata e insomma non vedo l'ora di cominciare, perché così un po' va a perdersi questa adrenalina, e quindi ci avvieremo nel migliore dei modi. Questo premio sia un riconoscimento, devo dire, collettivo. Intanto il presidente della commissione del Ministero della Cultura, Pierfranco Bruni. Buonasera, grazie per essere qui. Professore, un riconoscimento importante per un centro molto piccolo, ciò che è piccolo è bello. Cosa ci dice in merito a questo riconoscimento? Sì, noi abbiamo tenuto come commissione proprio conto di questi aspetti, dove c'era una quasi povertà di iniziative culturali in tutti i territori. Abbiamo fatto in modo che si creasse la possibilità di sviluppare lo stesso territorio attraverso una progettualità culturale.
soprattutto in riferimento agli altri anni dove si è tenuto conto di alcune città molto più grandi, mi riferisco a Genova. Credo che la Calabria abbia meritato con Dario Anova questo contatto con le culture internazionali. La capitale italiana del libro per il Ministero della Cultura significa proprio questo, creare un legame con le culture non soltanto europee e mediterranee, ma con le culture internazionali, tant'è che rappresenterà l'Italia alle diverse fiere del libro. Eravamo presenti noi come ministero a parlare di Dario Anova anche a Tunisi nell'ultimo festival Fiera del Libro. Saremo presenti a Varsavia alla Fiera del Libro di Torino, come anche a Francoforte, come per dire che anche nel sud ci sono realtà che possono realizzare e valorizzare quelle motivazioni, dare senso a quelle motivazioni in cui la cultura deve essere un volano anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista non solo economico ma antropologico, perché mettere insieme gli aspetti economici e antropologici sono serviti a noi come commissione a portare avanti un discorso non facile, lo dico con molta onestà, ma di comparazioni con queste altre realtà. Il bello è che è stata votata Dario Anova all'unanimità, quindi tutta la commissione si è espressa all'unanimità e questo è un segno tangibile al di là di tutto quello che poi può accadere o potuto accadere, è un segno tangibile di come tutta la commissione aveva preso riferimento, aveva preso come punto di contatto Dario Anova come volano appunto della cultura del sud e del Mediterraneo. Io mi auguro e faccio gli auguri a questa comunità, a tutta la comunità, non solo all'amministrazione ma a tutta la comunità, che possa rappresentare una eterogeneità di aspetti che la Calabria merita. Il vice sindaco della città metropolitana di Reggio, Carmelo Versace. Ben trovato. Carmelo Versace, vice sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria, qui per un riconoscimento che sicuramente si estende a tutta la piana, a tutta la città metropolitana, ma si estende anche alla Calabria. Sì, assolutamente, non possiamo che essere orgogliosi di questo riconoscimento che è arrivato a livello nazionale. Oggi Dario Anova rappresenta un po' tutto il sud Italia, se me lo permettete, ed è il riscatto di una classe dirigente che ha voluto fortemente raggiungere questo risultato e lo ha raggiunto puntando sulla cultura, sull'infrastruttura probabilmente più importante del nostro territorio. A volte si parla di ponti, si parla di strade, si parla di grandi opere, però forse ecco, puntare sulla cultura come ha fatto il Comune di Dario Anova, come sta facendo la città metropolitana, come sta facendo la Calabria, la Regione Calabria, forse è la strada giusta. E oggi siamo qui per onorare questo appuntamento, questo passaggio di testimone appunto da Genova che passa a Dario Anova, e speriamo che questo possa essere l'inizio di un racconto, di una fiaba che possa avere sicuramente un lieto fine, come noi spesso abbiamo, raccontare ai nostri ragazzini, però questo non è soltanto una fiaba ma è un sogno che diventa realtà. Oggi sicuramente diamo l'inizio alla prima pagina di un libro e speriamo comunque di raccontarne tante, di storie importanti dove anche in Calabria si può investire sulla cultura. Sì, quello che dice lei è assolutamente vero, però se mi posso permettere di aggiungere, forse già Dario Anova l'ha scritta alla prima pagina, siamo già magari al primo capitolo già concluso perché è già stato promotrice di diverse iniziative culturali, quindi da questo punto di vista significa che questa attenzione che il governo nazionale ha voluto metterci, diciamo, su questo importante comune, su questo importante territorio, significa che abbiamo già fatto notevoli passi in avanti. Ecco, questo potrebbe essere un modo nuovo e diverso per raccontare un territorio che forse per troppo tempo viene ricordato per cose che non ci appartengono o che non appartengono alla stragrande maggioranza dei calabresi, dei taurianovesi, di tutti i cittadini ovviamente di questo territorio metropolitano. La vicepresidente della Regione Calabria, Giusi Princi. Ben trovata, Giusi. Un altro riconoscimento molto importante che arriva per Dario Anova, ma per tutta la Calabria. Eh sì, perché Dario Anova è l'immagine più bella e più significativa della Calabria, di una terra che attraverso la cultura vuole elevarsi e vuole contribuire poi a quello che è lo sviluppo sociale ed economico, una cultura che diventa ascensore sociale, per cui una Dario Anova, grazie ad un'amministrazione vincente, è riuscita a fare squadre, è riuscita a promuovere la vera inclusione sociale coinvolgendo le istituzioni scolastiche e oggi è
un bel momento di condivisione pubblica, di partecipazione, per cui partiamo da Taurianova assurgendolo a significato e a simbolo importante per tutta quanta la Calabria. Io vado avanti e chiamo alcuni dei protagonisti organizzativi per vedere anche come Taurianova si è mosso, e partiamo dalla presidente della consulta comunale delle associazioni, Anna Maria Fazzari. Venga Anna Maria, come state lavorando? Intanto buonasera a tutti. Come stiamo lavorando? Stiamo lavorando come abbiamo lavorato per anni, e per noi non è una, è una sorpresa sicuramente Taurianova capitale del libro, ma siamo consapevoli di quello che abbiamo fatto negli anni. Si è lavorato, si è costruito, e Taurianova ha un movimento associativo non indifferente che ha creato positività e ha dato molto alla società. La società civile si è mossa organizzandosi, associandosi e da molti anni opera, lavora e ha dato un qualcosa in più a questo territorio, le ha dato positività. Abbiamo sottolineato anche i momenti negativi, perché noi i momenti negativi, diciamo, ci sono, e proprio riconoscendoli riusciamo a superarli. Noi sappiamo che la cultura è anche riscatto, la cultura è libertà, e quindi le associazioni, siamo 20, Taurianova è riuscita ad avere una consulta, la consulta delle associazioni aggrega 20 associazioni. Wow. E quindi si collabora, e ci sono degli eventi che le associazioni hanno fatto negli anni, e quindi oggi li ripropongono con più energia, forse, o forse è pure sbagliato dire con più energia, forse con più visibilità, ma l'energia c'è stata sempre. L'assessore Fedele arriva da questo mondo, perché anche attraverso delle associazioni, quando è stata creata la consulta delle associazioni, che quest'anno fa 10 anni, quindi ha contribuito, e dico che l'associazionismo a Taurianova ha fatto la differenza, e in questo caso un piccolo tassello, sono sicura che l'hanno messo le associazioni, con delle diversità assolute, perché ci sono delle associazioni che creano eventi importantissimi a livello mediatico, ma ci sono delle associazioni che creano eventi di crescita sociale che non fanno a volte rumore, ma che incidono sulla società in maniera positiva. Quindi, grazie Anna Maria Fazzari per questo grazie lavoro. A voi. Sono certo che alla fine di questo percorso avremo fatto vedere persino un modello, e il Ministero è attento a queste. Tonnello Stranges, Proloco Taurianova nel cuore per quella che è l'infiorata. E le chiedo come si intreccia appunto l'infiorata con questa occasione della capitale italiana del libro. Sì, intanto buonasera a tutti. Si intreccia da una cosa molto particolare e molto semplice. L'assessore Fedele e il sindaco Nebbiasi ci hanno chiesto di proporre un tema per quest'anno per l'infiorata che si legasse, diciamo, molto al riconoscimento di Taurianova capitale del libro, e qui è stato scelto un tema molto particolare sul libro del fumetto, quindi la magia del fumetto incontra l'arte effimera, ecco perché ci leghiamo in maniera, appunto per questo ci siamo addirittura gemellati con, grazie ad un'idea, ad una iniziativa da parte del sindaco, con Taurianova capitale del libro. Quindi qui stasera noi celebriamo sicuramente un momento di luce, tanto per rimanere in tema, di luce gialla, così facciamo un omaggio al nostro maestro Berlingieri. Per noi lavorare per questa città è sinceramente un impegno che noi ormai ci mettiamo l'anima e il cuore da tanto tempo. Oggi associare il nostro lavoro, il nostro impegno al riconoscimento di Taurianova capitale del libro si lega fortemente a quello che noi siamo riusciti a creare in questi 6 anni. Noi abbiamo avuto un riconoscimento importante, quello di essere entrati nel Comitato Internazionale dell'Arte Effimera, che ha sede in Spagna. Siamo stati a Barcellona a rappresentare questa città e la regione Calabria. Abbiamo fatto proprio la settimana scorsa un altro evento molto bello a Firenze, dove siamo stati al Festival delle Arti Effimere UNESCO Edition, in virtù di quello che ormai sappiamo tutti, l'infiorata di Taurianova è stata candidata ufficialmente a patrimonio dell'UNESCO, e quindi entro il 2025 questa città avrà un ulteriore riconoscimento, grazie anche al Ministero della Cultura. Grazie Nello Stranges, buon lavoro, e andremo a vedere anche queste pagine, e adesso andiamo avanti ancora qualche minuto per Giacomo Cariotti, amici del palco per il concorso dei Madonnari.
un concorso unico questo in Calabria, in che modo anche voi portate quest'arte dei Madonnari dentro quella che è la lettura e la scrittura? Sì, intanto buonasera a tutti, grazie per l'invito. Noi abbiamo sposato subito l'idea del sindaco e dell'assessore Fedele per quanto riguarda questo splendido riconoscimento. Noi ci stiamo accostando con il concorso internazionale dei Madonnari, proponendo delle cornici che rappresentano il libro come tale e come espressione. Il tema in effetti è Maria, arte e sapienza, quindi il nostro è prettamente collegato con il momento storico della città di Taurianova. Il nostro concorso, dico nostro, della città della Calabria, perché abbiamo avuto un riconoscimento regionale come evento unico calabrese, perché sono tre i concorsi nazionali importanti in Italia, tra cui Taurianova. Noi siamo partenariati con la città del Messico, siamo collegati con Tolon, Berlino, wow, Mantova, quindi siamo in una diciamo in un tour di artisti madonnari che grazie all'opportunità, all'interesse dell'intero territorio, possiamo avere circa 800 metri di percorso dove i Madonnari si possono esprimere. Grazie Giacomo. Massimo, come stiamo lavorando sullo spettacolo? Tu sei assessore agli eventi, al turismo, allo spettacolo, all'artigianato, al commercio e alla legalità. La legalità, sì. Come stai lavorando? So che hai lavorato a un bel calendario e parlaci anche di questi cadeau che vengono consegnati. Allora, buonasera a tutti. Devo dire che in questo treno che sta ormai iniziando a partire da questa sera ci siamo un po' tutti i nostri colleghi assessori qui presenti, i consiglieri, il nostro sindaco che è lì a guidare il treno insieme alla nostra assessora Maria, perché noi dobbiamo ringraziare Maria perché siamo arrivati a questo, perché lei ama veramente la lettura e quindi ci ha portato a questo. Niente, qua ho un cadeau, perché oltre a Taurianova ad essere capitale del libro, Taurianova da sempre è capitale del torrone, quindi un applauso ai nostri artisti pasticceri, perché la cultura va anche nella gastronomia, oltre nella pittura, oltre nella lettura, e quindi a Taurianova abbiamo avuto e abbiamo adesso i figli, i più grandi pasticceri della Calabria, lo voglio dire in modo molto diretto, quindi questa è una. Per quanto riguarda gli eventi, ce ne saranno tantissimi. Naturalmente abbiamo cercato insieme a Maria, insieme al sindaco, di creare degli eventi che vanno poi a completare la giornata dell'evento della lettura, quindi avremo tantissimi autori i quali canteranno delle poesie, tra cui Antonella Ruggero, Finardi eccetera, wow, eccetera, che poi andremo poi a dire in un altro momento. Grazie a tutti. Grazie. E partiva da qui, certo è andato per il mondo ma non ha mai lasciato Taurianova e infatti continua a realizzare il suo lavoro in maniera profittevole qui, signori, il maestro Cesare Berlingeri. Grazie Cesare. Buonasera. Intanto una prima domanda, tu che ci lavori e che puoi spiegarci meglio di chiunque altro, cos'è il colore? Perché è così importante? Perché il mondo è colorato e il mondo è importante. Noi viviamo con i colori, vediamo gli oggetti, le cose attraverso i colori e definiamo gli oggetti e le cose attraverso il colore. Quindi il colore è parte della nostra vita visiva, ma soprattutto è parte della nostra vita emozionale, cioè interiore. Per me pittore è un problema di interiorità, per me il giallo non è il giallo di tutti, il blu o il rosso, è una dimensione infinita. Sui suoni, cioè dicendo il pianoforte è il giallo, il rosso è il trombone, ciò facendo accomunando i suoni al colore. Questo l'ha fatto anche Schoenberg nel fare la musica della cofonica. Però vi dico che di fronte a questa purezza, a questa bellezza, io sono rimasto per questo, Piero, perché la luce che ho trovato qui nella mia terra non l'ho trovata in altri posti. In Brasile c'è una luce bellissima, però non era la stessa cosa. Qui c'è una luce calda, mediterranea, vera,
Lì c'è un uccelletto, oceani. Grazie Cesare, starremmo ore, lui potrebbe andare avanti così per ore e noi non smetteremmo mai di ascoltarlo, ve lo dico per certo, però se volete ascoltarlo dovete venire a Taurianova, lo dico a quelli che ci vedono da casa. Le notizie del nostro 7 giorni news le potrai leggere in forma integrale sul nostro sito www.taurianovatv.it. Taurianovatv la puoi vedere in streaming sulla nostra web TV e anche sul canale 16 del digitale terrestre in HBBTV, tasto rosso del vostro telecomando. Grazie per la visione e arrivederci al prossimo appuntamento.